Allora, grazie per essere con noi. Dobbiamo essere velocissimi oggi perché abbiamo dei collegamenti telefonici, che poi, i collegamenti Skype, che poi per impegni dei nostri ospiti ci devono lasciare, quindi dobbiamo essere velocissimi. Ho il professor Lorenzo Mondello che è collegato con me, grazie. Le rubiamo solo pochi minuti perché con lei vogliamo solo e unicamente affrontare questo tema dei monoclonali di cui si è parlato molto in settimana. Intanto, che cosa sono gli anticorpi monoclonali? Dico a Filippo un attimo di pazienza e torno subito in diretta. Prego, professore, ci spieghi un attimo questo. Buonasera, intanto finora diciamo, in questi 11 mesi si è parlato molto del siero iperimmune, che è il siero dei guariti. In pratica, gli anticorpi monoclonali sono una copia fatta in laboratorio, in biologia molecolare, dell'anticorpo delle immunoglobuline della classe G, i cosiddetti anticorpi neutralizzanti del siero dei guariti, del siero iperimmune. È chiaro che essendo prodotti dall'industria, dalla biologia molecolare, sono prodotti su larga scala, quindi il loro utilizzo può essere proprio infinito quanto a possibilità di impiego sui pazienti. E quindi c'è molto interesse per questa terapia, che era magari attesa da parecchio tempo e che già in altri stati, in altri continenti, era già in uso. Costano, però costa molto questa cura, professore. La cura sarà molto efficace. Intanto l'AIFA ha iniziato lo studio clinico, che è comunque sempre propedeutico all'utilizzo in clinica, in ospedale, nei pazienti. Quindi gli studi sono sempre propedeutici all'immissione in commercio. Diciamo che in questo momento già ci sono circa 30 anticorpi monoclonali in utilizzo con successo per varie patologie, dai carcinomi alle malattie autoimmuni, alle malattie dermatologiche, alle Professore, ma malattie. costa 2.000 euro a dose, però, no? Sì, probabilmente sì, però diventa un farmaco salvavita, in quanto questo ha la proprietà e la capacità di legare immediatamente il virus. In pratica, l'anticorpo, una volta iniettato, lega l'antigene che è rappresentato dal virus circolante, e quindi, siccome il legame è specifico ed è un legame proprio, possiamo dire, indissolubile, potente, una volta legatosi all'antigene, quindi al virus, lo neutralizza definitivamente. Quindi si ha praticamente un miglioramento quasi estemporaneo, nel giro di qualche ora già praticamente la viremia, l'infezione stessa, la proprietà patogena del virus vengono meno. Professore, lei lavora all'ospedale Papardo ed è attuale infettivologo del gruppo Giomi di Messina. Contate di utilizzare questi anticorpi voi nel vostro Ma reparto? dobbiamo vedere la disciplina stessa, perché probabilmente, e questo sarà un passaggio importante, gli anticorpi monoclonali potranno essere utilizzati addirittura al domicilio, perché vanno utilizzati nelle fasi precoci, proprio per quanto io ho dichiarato poc'anzi. In pratica vanno utilizzati nella fase in cui nel sangue c'è la presenza del virus, che è la fase tutto sommato iniziale della prima settimana, quando specialmente un sintomo che ne contraddistingue, diciamo, la sua presenza è la febbre. Quindi non avrebbe senso utilizzarlo in una fase tardiva, come si è fatto finora con il siero iperimmune, perché se non c'è in sostanza l'antigene circolante, se non c'è il virus, iniettare l'anticorpo monoclonale non solo è inutile, ma sarebbe addirittura uno spreco. Quindi si prevede l'utilizzo nel paziente non ospedalizzato, e questo, diciamo, potrebbe essere anche una grande conquista in termini di decorso favorevole, in termini di prognosi e poi in definitiva anche dal punto di vista economico, perché si evita l'ospedalizzazione. Quindi può essere affiancato al vaccino, diciamo, Sì, diciamo che sono due strade no? parallele Sì, quando parliamo sicuramente di. parallele, però possono essere due strade che Sì.
si possono percorrere. Grazie professore, lasciamo al suo Grazie lavoro, è a voi. stato gentilissimo per averci concesso pochi minuti del suo prezioso tempo. Grazie. Saluto intanto Filippo Verti che è collegato con me. Filippo, Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. abbiamo dovuto fare una cosa velocissima perché sennò il professore non poteva più. Eh sì, sarebbe interessante capire, visto il costo che tu hai citato, a carico di chi? Del Servizio Sanitario Nazionale oppure no? Mi pare che questo qui sia a carico del Servizio Sanitario Nazionale, insomma, se no Trattandosi di 1.000 euro, Senti, sì. lo possiamo chiedere adesso anche a Gianluca Polifrone, che è il responsabile relazioni esterne dell'AIFA, che è collegato con noi da Roma. Ah, perfetto, certo. Quindi lo possiamo chiedere a lui, possiamo chiedere tante altre cose sul vaccino. Cortesemente, se abbassa un po' la telecamera, forse riusciamo anche ad averla. Ecco, così va benissimo. Saluto il mio amico e compagno di viaggio. Professore, come stai intanto? Anche l'Italia sta bene. Oggi hai delle notizie interessanti, buone per noi, no? Situazione, diciamo un po' di stallo. Per ora le cose vanno non male, è chiaro, c'è qualche indice che purtroppo in proiezione ci dice che la prudenza che stiamo utilizzando non è proprio quella sufficiente che dovremmo espletare. Senti Filippo, vogliamo fare subito la prima domanda a Gianluca Polifrone? Che dici? Sì, Perché l'AIFA, insomma. Vai. buonasera, dottore Polifrone. Volevo chiederle, l'avrei chiesto al nostro interlocutore, ma è dovuto andare via purtroppo. Ma l'utilizzo dei monoclonali, soprattutto se sono fatti a domicilio, come ci è stato detto poco fa, che è possibile farlo a domicilio, sono ovviamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, visto che la cifra di cui si parla è abbastanza elevata, o no? No, No. no, no, perché come agenzia, ovviamente ricevendo debitamente l'indirizzo del ministro, vi è una struttura commissariale che voi ormai avete imparato a conoscere, nell'ambito della quale verrà creato un fondo speciale. Tenete presente che il fondo speciale che verrà creato sui monoclonali, che poi è notizia diffusa, quindi non vi sto dando neanche una particolare, come dire, notizia ufficiale perché è divulgata, dai nostri colleghi della comunicazione, verrà creato un plafond, speciale perché lo strumento giuridico che noi abbiamo utilizzato è il decreto legislativo 219, del 2006 che ha recepito a suo tempo una direttiva europea, la numero 83 del 2001, che in caso di pandemia si poteva come dire, mettere a disposizione in via transitoria sul territorio nazionale, quindi sul proprio territorio, farmaci che non avevano autorizzazione EMA. In assenza ovviamente di alternative terapeutiche. Ora è chiaro che l'evento eccezionale che la pandemia, come dire, ha posto in essere, quindi lo stress che ha subito e subiamo quotidianamente, in primis proprio il Servizio Sanitario Nazionale, ha imposto una riflessione, come dire, a una riflessione del genere. Quindi è chiaro che l'idea, il paradigma è stato a situazione speciale utilizzare norme speciali. Però bisogna registrare soprattutto la notizia positiva. Chi mi ha anticipato ovviamente era un professore, immagino un medico perché non, ammetto di non conoscerlo, però dall'esposizione mi è È un sembrato di capire che infettivologo, è un infettivologo l'infettivologo, responsabile perfetto. del. Quindi, avendo detto tutte cose correttissime, come dire, l'opzione dei monoclonali validissima, va a rafforzare quella medicina territoriale che tanto è stata debole in questo periodo, proprio da un punto di vista della cura, perché è chiaro che i nostri scienziati, e questo ci teneva a precisarlo anche il mio presidente Palù nelle diverse trasmissioni a cui sta prendendo parte a carattere nazionale,
è di, come dire, anticipare l'aggressione del virus che porta il potenziale infetto all'ospedalizzazione. Quindi è chiaro che, come spiegava tecnicamente in maniera puntuale il professore che mi ha anticipato, il monoclonale intercetta il virus e quindi lo blocca e quindi porta il paziente in guarigione e non lo porta all'approccio verso la Bene, struttura ospedaliera. d'accordo, d'accordissimo, abbiamo compreso tutto. Del resto Gianluca Polifrone è un nostro collega, no? Quindi ci vediamo del tu perché è responsabile delle relazioni esterne di AIFA, e col quale poi qualcosa sui vaccini, dobbiamo dirla perché c'è un po' di confusione, vero professore? Tu che dici? Tra l'AstraZeneca, tra la Moderna, tra il farmaco che si sta usando in questo momento, che siamo sottoposti tutti, cioè le persone che ne avevano diritto prima degli altri sono già sottoposti. Mi pare che non ci siano quelle controindicazioni o quella nascita di perplessità, no? Quello che si osserva è che, diciamo, nel mondo ancora le dosi vaccinali che sono state distribuite nei diversi paesi sono troppo limitate per poter vedere un impatto diretto, tranne che in un paese, che è Israele, abbiamo dei dati oggi su Israele, proprio che sono abbastanza positivi da questo punto di vista. Quello che si vede è che le reazioni avverse sono in numero molto limitato. Quelle tra virgolette gravi, dove poi gravi andrebbe definito, non sono poi così gravi come vengono dette perché si risolvono quasi tutto il massimo in 48 ore, sono pochissime, stiamo parlando dello 0,0000 qualcosa per cento, e quindi diciamo, la campagna di vaccinazione dove è cominciata sta andando abbastanza bene. Ovviamente ci sono tante chiacchiere intorno Eh ai sì. Cerchiamo vaccini, un po' troppe, veramente. di capire, di saperne di più oggi. Intanto Filippo, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, ogni vaccino per una fascia d'età e per alcune specificità, per esempio, Ma no, scusami, ma Polifrone è sempre in linea, o no? no? Sì, è in Sì. linea, come no, è in linea. Ma scusami allora, Polifrone. Altrimenti non capiamo noi e non capiscono neanche chi ci ascolta. Quindi il cittadino che vuole fare uso di quel tipo di Lo deve farmaco acquistare. lo deve acquistare. Lo deve Ho capito acquistare. bene? Ho capito No, bene. no, no, ha capito male. Ecco. Lei Perfetto. sta dicendo, mi ha fatto una domanda, va a carico della spesa del Servizio Sanitario Nazionale? La spesa del Servizio Sanitario Nazionale è una spesa, è una voce del bilancio dello Stato che è ben definita, ok? Le sto dicendo che a latere si creerà nella struttura emergenziale capeggiata da Arcuri un fondo speciale che acquista, ma è Ah, un eccolo fondo qui. liquidato dallo Stato. Non avevo Però capito, se lei mi non avevo capito chiede niente. va sulla spesa farmaceutica, le dico di no, è Perfetto. perché non è così. Perfetto. Chiarissimo, Perfetto. adesso abbiamo capito. Allora, Però adesso dobbiamo. queste tre tipologie di vaccini, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, che vanno ad essere somministrati a persone come dire, particolari, cioè il Pfizer va bene per tutti, la Moderna no e l'AstraZeneca nemmeno. È così o è errato dare questa chiave di lettura? Polifrone. Guarda, Attilio, è una sintesi che, come dire, non voglio dirti che hai sbagliato, perché insomma su questi vaccini poi è chiaro che la confusione sta diventando eterna e la comunicazione, chi fa relazioni istituzionali ne ha una grande responsabilità. Noi abbiamo tre vaccini a disposizione oggi sul mercato, approvati dalle agenzie regolatorie, in primis europea e poi quella italiana, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco con le sue commissioni tecnico-scientifiche, ed è chiaro che vi sono dei dati e i dati sono incontrovertibili, su cui Pfizer e Moderna
La popolazione reclutata e i dati che si sono aggregati in questo periodo, che comunque è emergenziale, quindi non è che abbiamo avuto l'arco temporale che generalmente a cui le tradizioni con le quali siamo abituati per far partorire vaccini sono quelle lunghe a cui siamo, ripeto, abituati. È chiaro che c'è il vaccino di Pfizer e Moderna ha un'efficacia che è attestata all'oltre il 90% e quindi una fascia di popolazione che è anche prevista per gli ultraottantenni. La polemica, secondo me, a mio avviso anche, voglio dire, sterile, se non quella di dare la corretta informazione, è il vaccino di AstraZeneca. Nel frattempo il vaccino di AstraZeneca sta mandando ulteriori dati a corroborazione della sua validità. Se in studio mi sembra di capire che ci sia anche qualche medico, i dati dicono che i vaccini in linea generale sono efficaci già al di sopra del 50%, AstraZeneca lo è al 60% e la popolazione reclutata ha dimostrato che questo vaccino è efficace in una popolazione under 55. Fatto salvo che i dati sugli under 55 arriveranno e ove mai fosse confermata che siano positivi, si somministrerà anche alla fascia superiore. Questa è la Sei dinamica. stato chiarissimo, Gianluca, sei stato chiarissimo, sei stato chiarissimo. Finalmente anch'io adesso capisco esattamente di che cosa stiamo parlando e parliamo quando indichiamo le tre tipologie di vaccini e la loro risposta in termini di immunizzazione, no? Si dice così. Saluto Francesco Furno, il professore è un allergologo, specialista di allergologie ed immunologia ed in ematologia. Grazie per essere con noi. Buongiorno. Ha avuto, come dire, sentore di qualche reazione anche di tipo allergica dopo la somministrazione delle prime dosi di vaccino? Direi tuttora assolutamente no. Siamo ancora all'inizio perché sono state vaccinate più o meno 2 milioni di persone, mi risulta. Ci sono stati degli effetti indesiderati, decisamente modesti. Per adesso i dati li abbiamo soprattutto sul vaccino della Pfizer. Ci sono delle reazioni un po' più, diciamo così, fastidiose con la seconda dose, soprattutto nei confronti di coloro che hanno avuto un'infezione da Covid, per cui la seconda dose può dare in questi soggetti che sono già stati malati, può dare delle reazioni indesiderate, tipo febbre, dolori articolari, stanchezza, ma niente di più. Tutte cose. Roba che scompare dopo un paio d'ore, no? Dopo una giornata al Sì, massimo, una giornata al massimo. Di solito compaiono il giorno successivo alla vaccinazione. no? Bene, Filippo, quindi abbiamo chiarito i tre tipi di vaccino, no? Perché Gianluca è stato molto efficace nella Sì, spiegazione. assolutamente sì, ma ha fatto capire anche a me che insomma sono abbastanza lenta a capire. Senti Gianluca, ti voglio fare un'altra domanda che esula ovviamente dalle tue competenze, ma se tu puoi, vista la postazione in cui sei, secondo te la fascia di popolazione in generale in Italia, che va dai 65 ai 75, diciamo alle soglie dell'80, quando si può prevedere che sarà vaccinata? Allora, guarda, se mi parli di scorte è un tema, se mi parli di efficienza organizzativa è là, apri, come dire, un altro tema che io dovremmo capire quando la nostra regione Calabria sia stata all'altezza di affrontare da un punto di vista del sistema sanitario organizzativo regionale questa sfida. Mi risulta che in termini di somministrazione siamo tra le ultime regioni, quindi come fanalino di coda. Questo non perché non vi sono le disponibilità, ma molto probabilmente perché ci saranno dei problemi, come dire, organizzativi proprio nell'effettuare. Io poi non ho il dato se in Calabria la gente è reticente a volersi vaccinare. Sono convinto e voglio essere convinto che non sia così, perché insomma nella storia
nella storia del mondo i vaccini hanno solo salvato l'umanità, no? Pensiamo all'epoca della polio, cioè, quindi voglio dire, è una straordinaria scoperta di scienza. Poi, se siamo stati, come dire, increduli e da un certo punto di vista compiacenti alla solita e tipica polemica italica, di dire e di trovare sempre le cose che non vanno, prendiamo atto che la scienza, da un lato, unita alla straordinaria, come dire, impegno dell'industria farmaceutica, ci hanno consegnato dei vaccini, che sono sicuri e che stanno rappresentando lo strumento efficace per uscire da questo Gianluca, incubo. scusa, ti posso fare una domanda, Gianluca? Assolutamente. Sono pronti altri vaccini, anche quello italiano, per essere messo sul mercato, che tu Guardi, sappia o no? Attilio, non ti dico nulla di nuovo se non riportarti l'ufficialità delle dichiarazioni del mio presidente e del mio direttore generale. Oggi il direttore generale ha dichiarato che su Reithera, che è il vaccino italiano, ci vorranno almeno 4 mesi, e su Sputnik, che sarebbe, è il vaccino russo, che è entrato ormai nelle cronache giornalistiche e nei dibattiti televisivi, ha dichiarato che molto probabilmente un tempo minimo necessario sia quello di 2 mesi. Ovviamente mi riferisco a un vaccino che è già sul mercato russo, quindi autorizzato extra UE, in un paese, come dire, che ha approvato con la propria autorità regolatoria, la messa a disposizione, di questo loro vaccino. I 2 mesi a cui si riferisce il direttore generale Magrini sono i tempi della nostra attività regolatoria, quindi l'arrivo dei dossier in EMA, lo studio da parte dei nostri scienziati e, come dire, dei dati che vanno attentamente analizzati e studiati, e dopodiché arriverà il via libera dell'EMA e che, come dire, darà a sua volta il via libera alle agenzie regolatorie dei diversi paesi europei che, come sempre, hanno risposto con celerità e abnegazione per non Senti, bloccare un procedimento che Gianluca, mette in sicurezza tutti noi, e questo è. quello che a te risulta chiaramente, il vaccino che tra quattro, quello italiano che tra 4 mesi sarà, come ipotesi, immesso nel mercato, avrà anche necessità del cosiddetto richiamo o no? O una dose unica? Non ho questi elementi, Attilio, non farmi fare lo scienziato che non sono, perché già siamo ubriacati da pseudoscienziati che vanno in televisione a parlare di cose di cui non si competono. Sarò anche, come dire, in disparte, come dire, voglioso di darti questa informazione, ma la devo prelevare da fondi autorevoli e da fondi che sono, come dire, autorizzati a darti una risposta del genere. Grazie Gianluca, sei stato gentilissimo. Ti lascio al tuo lavoro, il tuo contributo alla trasmissione è stato decisivo per delineare il campo e per sgombrarlo da equivoci sempre possibili in questa fase di grande confusione. Ti auguro buon lavoro Gianluca, grazie. Grazie, 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 Grazie. grazie a voi dell'ospitalità, grazie. Yes. Professor Furno, ma il monoclonale e conviene? Che cosa, cioè, mi faccia capire lei in che posizione è rispetto a questo farmaco, che è la cura, non è il vaccino? Il monoclonale, diciamo che non è il monoclonale perché ci sono vari preparati a base di anticorpi monoclonali, no? E sono dei farmaci con dei nomi peraltro impronunciabili, no? Che danno l'immunizzazione passiva rispetto a un vaccino che dà ovviamente l'immunizzazione attiva. Sono dei farmaci decisamente efficaci che vanno somministrati nelle fasi iniziali della malattia, perché pare che quando il paziente raggiunge un certo livello di gravità siano meno efficaci, quindi ovviamente vanno concertati insieme ad altri procedimenti terapeutici. Sono, diciamo, dei preparati che sono stati studiati anche per altre patologie e funzionano decisamente bene, ripeto, tanto più se iniziati nelle fasi precoci della malattia, prima che questa diventi irreversibile, ecco. Hanno anche il difetto di essere carissimi. Quindi
quindi di pesare poi decisamente sui costi della spesa sanitaria, ecco. Però è ovvio che ci sono vite umane di mezzo, il gioco vale sempre la candela. Trump ha utilizzato questo, forse Trump, Berlusconi questi, sì. Ha utilizzato questo, no? Hanno utilizzato Berlusconi, questo. Trump è noto che è stato trattato con monoclonali, mi sembra, della Lilly. E anche Berlusconi, no? Non lo so. Si dice così. Bene, grazie professor Furno per essere stato con noi. Noi ci fermiamo alla pubblicità, torniamo tra pochissimo. Torniamo in studio. Filippo, tu che dici? Che il professor Barberio ci dà qualche notizia buona oggi? Che dici? Speriamo di sì. Innanzitutto, guardate, giusto per una questione, ma noi che abbiamo una certa età, quando riusciremo a vaccinarci? Dunque, perché diceva oggi, ho appreso oggi dalla regione che praticamente loro contano di ultimare la vaccinazione di 1.600.000 calabresi, esclusa la quota under 16, entro il 31 dicembre. Ma onestamente, con il ritmo che... Non ridere, di quale anno? Di quale anno? Non ridere però, perché col col ritmo di quale che c'è... Anno? Quale anno? Corrente secolo, va bene. Corrente secolo, no. Va bene. Anche perché fra l'altro si apprendono notizie che non so se sono vere, ma circolano molto, di vaccinazioni un po' così, di un ordine dei medici che avrebbe fatto vaccinare i medici che sono in pensione, cioè che sono iscritti ancora all'ordine dei medici, ma che non esercitano più. Vabbè, già queste cose succede. Ma sta succedendo un po' di tutto in Calabria su questo fronte dei vaccini. Non si capisce bene perché non si diano delle risposte esatte ed adeguate, al di là dei numeri che non ci potrà dare sicuramente. Non solo dei vaccini, si scoprono tante cose, inchieste no, in vabbè, corso. Lasciamo perdere, perché dopo la cosa di ieri dovremmo parlare, forse di questo dovremmo parlare. Le faremo una puntata su questo, per cercare di capire che cosa è successo in questi anni alla sanità calabrese, se siamo ancora gli ultimi, evidentemente perché i compiti a casa non abbiamo saputi farli. E nemmeno coloro i quali il governo ha mandato a gestirci sono stati all'altezza del compito che gli è stato loro affidato. Invece di far crescere il livello del sistema sanitario lo hanno abbassato ancora di più con porcherie, situazioni che sono veramente e non è cattiva gestione, ma è malaffare, cattiva gestione, mettici dentro tutto, mettici anche un modo assolutamente vabbè, comunque professore, vediamo queste prime slide, che ci dici? Sì, le prime sono proprio dedicate ai vaccini. La prima in assoluto è quella che riguarda le somministrazioni giornaliere di prime e seconde dosi in Italia. Come si vede nel grafico che ho preparato, abbiamo delle colonne blu che indicano la prima vaccinazione, quindi la prima dose, e poi invece una zona che diventa verde che rappresenta la seconda dose. In pratica abbiamo avuto 2.336.000 dosi erogate fino alla mattina del 5 febbraio e quasi 1 milione di persone vaccinate con due dosi. Si vede bene che a partire dal 21 gennaio in poi la vaccinazione riguarda soprattutto la somministrazione della seconda dose, e ci sono invece pochi nuovi vaccinati, quindi si sta proseguendo in questo modo. Per quanto riguarda la Calabria, abbiamo diciamo un po' meno di 17.000 persone vaccinate con due dosi, 53.000-54.000 dosi erogate su quasi 80.000 ricevute, il che è circa il 67% della disponibilità che abbiamo in Calabria. È vero che siamo tra le ultime regioni come capacità di erogazione. La diapositiva successiva è molto molto interessante, mi vorrei soffermare un attimo su questo, perché fa vedere cosa sta succedendo in Israele. Israele è l'unico paese al mondo dove le percentuali di vaccinati sono molto alte. In particolare
la fascia di persone con più di 60 anni di età ha raggiunto un livello di vaccinazione del 78%. Quindi il 78% delle persone con più di 60 anni di età in Israele sono vaccinate con due dosi. Allora, se guardiamo queste due curve che ho rappresentato qui, a sinistra ci sono i nuovi ricoveri, a destra i casi gravi dei ricoveri. La curva blu rappresenta i numeri giorno per giorno, della popolazione con età maggiore di 60 anni. La curva invece arancione rappresenta la popolazione con età tra 0 e 59 anni, quindi praticamente tutti gli altri. Quello che si vede è che la curva arancione, che corrisponde a un basso livello, a un basso numero, una bassa percentuale di vaccinati, cresce nonostante Israele sia in un lockdown piuttosto rigido, continua a crescere anche se con una velocità ridotta rispetto a qualche Nonostante i settimana vaccini fa. fatti. No, la curva dei Ah. vaccinati invece è in decrescita evidentissima. I ricoveri si sono ridotti moltissimo, tra il 30 e il 40%, c'è una riduzione dei casi gravi tra il 20 e il 30%, e quindi le curve blu mostrano praticamente l'effetto del vaccino su questa parte di popolazione vaccinata. Ovviamente, man mano che i vaccini aumenteranno, speriamo che anche la curva delle altre, diciamo. Fammi salutare il professore Francesco Pugliese, che ringrazio, e Vittorio Colizzi, che sono con noi. Allora, il R con T è 086-087. Ciò vuol dire che, professor Pugliese, siamo quasi fuori, voglio dire, no? Dall'emergenza, o è una mia impressione da non specialista in materia? No, è presto per dirlo, stiamo con i piedi per terra, perché poi questi messaggi, come abbiamo visto in passato, vengono interpretati come un liberi tutti, e ancora no, ancora è assolutamente presto. Diciamo che le misure prese stanno funzionando, dobbiamo continuare a mantenerle, a stare attenti, a augurarci di arrivare a un numero significativamente alto di soggetti vacinati per cominciare a respirare. Un'altra grossa opportunità verrà dagli anticorpi monoclonali, che è un ulteriore passaggio per cercare di curare, perché mentre col vaccino parliamo di prevenzione, con gli anticorpi monoclonali cominciamo ad avere qualcosa di valido di terapia, e quindi riuscire a ridurre ancora di più il numero di casi gravi anche con l'utilizzo degli anticorpi. Professor Colizzi, quindi anticorpi monoclonali e vaccini, abbiamo due armi potentissime per difenderci dal virus. Sì, abbiamo due armi questa volta specifiche che lavorano a livello appunto di sistema immunitario, uno in maniera attiva, l'altro in maniera passiva, gli anticorpi monoclonali che indubbiamente in fasi diverse di malattia, in fasi diverse di pazienti, insomma, però sicuramente rappresentano due armi, oltre quelle che abbiamo già di terapia antinfiammatoria, anticoagulativa, che non sono strettamente contro il virus, ma sono contro la patogenesi, poi cioè contro la malattia vera e propria, il Covid. Quindi Quindi diciamo, abbiamo confronto a febbraio scorso, quando arrivavano i primi casi e non avevamo quasi niente, si combatteva a mani nude, adesso abbiamo un armamentario che è quasi completo. mi faccia capire, se un individuo, una persona, contrae il virus acclarato dal tampone molecolare, se ne va a casa e si può curare con il monoclonale. Bah, insomma, questo adesso ancora non è, il monoclonale non si usa a casa, si usa solo in ambiente ospedaliero, quindi non se ne va a casa e usa il monoclonale. Se una persona senza sintomi, che ha un tampone positivo, se ne può andare a casa e può forse cominciare a utilizzare degli antinfiammatori sotto controllo medico. Filippo, quindi ci possiamo pian piano riprendere la nostra vita, no? Era stato detto un po' diversamente, quindi insomma, anche qua secondo me c'è un'incertezza, Hai perché capito? l'ospite precedente ci diceva che si poteva fare, professor Colizzi, che si poteva addirittura utilizzare a casa, e questa era una delle grandi novità di Ma non si trova in questa terapia. farmacia? Ah,
Attualmente non si trova in farmacia e attualmente si utilizza in ospedale, insomma, ancora non siamo arrivati col monoclonale a casa. Le esperienze americane nell'utilizzo dei monoclonali, che sono quelle poi più ampie ed estese, a secondo dei vari stati dell'America, con alcuni colleghi abbiamo avuto alcuni confronti recentemente, si tende a essere molto estensivi sull'utilizzo dei monoclonali nei positivi all'inizio della positività, nel senso dare una copertura anticorpale ancor prima che si cominciano a manifestare sintomi. Perché come abbiamo, per l'esperienza che abbiamo avuto trattando questi malati, la comparsa dei sintomi vuol dire che si è già attivato quel trigger che poi scatena la risposta infiammatoria che va per i fatti suoi, indipendentemente dalla carica virale. Quindi aggredire in anticipo e ridurre drasticamente la replicazione virale all'interno dell'organismo è il messaggio che portano gli anticorpi monoclonali. L'esperienza americana porta di una monodose come terapia, quindi una infusione di anticorpi e poi si può tornare a casa. Quindi sicuramente è un passaggio di terapia ospedaliera ma senza ricovero ospedaliero. E l'altro dato su cui si sta ragionando, proprio per prevenire lo sviluppo dei cluster all'interno degli ospedali, che sono il nostro più grosso problema e la più grande preoccupazione, e addirittura la somministrazione degli anticorpi in prevenzione assoluta quando si sospetta che ci sia stato un contatto talmente stretto che si possa sviluppare la malattia. Cioè l'infusione degli anticorpi ci mette in circolo le armi per difenderci dalla replicazione virale nel caso in cui questa avvenga, prima che scateni la risposta infiammatoria. Quindi, senza attendere che da asintomatico, un individuo sviluppi dei sintomi, insomma. E teoricamente questo dovrebbe essere il principio, no? Cioè, noi ci carichiamo delle armi per combattere il virus, prima che questo virus scateni tutta quella cascata infiammatoria che diventa poi un fenomeno autonomo e indipendente rispetto alla replicazione virale. Noi abbiamo tanti pazienti in terapia intensiva che poi in realtà diventano negativi, nei quali la malattia continua a manifestarsi e spesso porta purtroppo alla morte, proprio perché il trigger si è scatenato nel nostro organismo. La risposta è soggettiva, cioè la nostra conformazione, come dire, immunologica, che fa di sì che ci sia il paziente che trascorre la malattia in maniera sintomatica, è quello che purtroppo muore. Noi dobbiamo cercare, siccome non sappiamo chi potrà sviluppare la malattia, riuscire ad avere la disponibilità degli anticorpi monoclonali a tappeto e fare una somministrazione a tutti dovrebbe abbattere anche l'evoluzione negativa di questo tipo di malattia all'interno della popolazione Quindi affetta. Questo basta una sola fiala di monoclonale, no? è quello che ci viene detto, poi bisognerà vederlo nella pratica nel momento in cui li avremo realmente a disposizione. Si parla di una monosomministrazione del costo tra i 1.000 e i 2.000 euro e ovviamente con i numeri dei contagiati che abbiamo oggi, dei positivi, la cifra, se la moltiplichiamo, non è indifferente anche in termini di supporto, però se la paragoniamo a quella che è la spesa ospedaliera di un singolo paziente grave, il guadagno è enorme, oltre che in termini di vite, eh. Professor Colizzi, ma il monoclonale poi ti immunizza per quanto tempo? Secondo me è importante però per non dare anzi informazioni un pochino diciamo fuori contesto, dire quello che si può fare oggi con i monoclonali e giustamente ricordare quello che potrebbero essere utilizzati. Cioè non siamo ancora a livello del siero antitetanico che nella nostra gioventù si utilizzava prendendolo in farmacia, cioè i monoclonali sono ancora una cosa che stanno in una fase di conferma, una fase ospedaliera. Non è diventato il farmaco o il siero diffuso per tutti. Concettualmente è giusto tutto quello che è stato detto sull'utilizzazione la più precoce possibile, però attualmente non siamo a livello che uno che ha risulta positivo deve andare subito a farsi il monoclonale, insomma, non è nelle nostre linee. Stavo parlando di quella che è l'esperienza riferita Sì, in ma infatti alcuni io stati vorrei so sì, americani, solo dire anche
Sì, però fatto questo approccio, bisognerà vederne i risultati, assolutamente. Sì, però contestualizziamolo al pubblico che ci ascolta, se no poi dopo avremo una marea di persone che subito vogliono l'anticorpo monoclonale per farselo a casa perché hanno avuto il contatto con una persona positiva. Ecco, attualmente non siamo in questa fase. In questa fase siamo che si utilizza il monoclonale appena ci stanno delle considerazioni che variano da paziente a paziente, per cui c'è ed è un trattamento ospedaliero. C'è la possibilità di che da qui a qualche tempo è possibile reperirlo anche in farmacia o no? Ma non vedo perché no, insomma, ecco, i sieri antitetanici che erano sempre sieri, quindi anticorpi contro il tetano, si facevano, insomma, quindi non lo escluderei, però al momento attuale non siamo né a un livello ancora di conoscenze sull'efficacia di questi anticorpi monoclonali. Dal punto di vista concettuale saranno efficaci, abbiamo già i primi esperimenti, le prime sperimentazioni, anche numerose, in molti paesi e ora anche in Italia, che sono positivi, però non abbiamo una tale conoscenza da poterli diffondere in farmacia. Non c'è una produzione tale da poterla diffondere in farmacia per tutti, perché non è diventato in nessun paese allora un trattamento che si fa in farmacia, che ognuno se lo fa appena c'ha il tampone positivo. Concettualmente però potremmo arrivare a questo, non mi meraviglierei. Professor Pugliese, ma hanno effetti collaterali? Per quello che è riferito sempre dall'esperienza degli altri centri, ricordo che è una somministrazione endovenosa, quindi comunque necessita allo stato attuale, per quella che è la formulazione della cannulazione di una vena, una flebo sostanzialmente. Quindi quello che dicevo, ad oggi la somministrazione è in ambiente ospedaliero o ambulatoriale con l'infusione del farmaco, dopodiché si può tornare a casa. Quindi sicuramente non è che io lo prendo in farmacia, deve avere qualcuno che mi fa la somministrazione endovenosa. Può essere, compriamo alcune preparazioni endovenose in farmacia, però poi deve venire l'infermiere, qualcuno, a eseguire l'infusione. Quindi oggi, ovviamente, siccome non si conoscono nemmeno su larga scala quelli che possono essere gli effetti collaterali, le reazioni avverse, è consigliabile in assoluto la somministrazione del farmaco in ambiente ospedaliero, in ambiente protetto. Però io dico, Filippo, abbiamo sentito anche l'appello di quell'imprenditore che li produce in Italia, ma non può venderli, perché dice se li vendo in Italia mi arrestano. Mi permetti di dire, abbiamo ospiti due che sono sul campo, cioè al professore Barberi. Cioè, io voglio dirvi questo però, e ha ragione, non so chi l'ha detto dei due, non bisogna generare confusione, perché non è un salvavita, è già molto alta la confusione che c'è nel nostro paese, anche per responsabilità, mi perdoneranno i due nostri ospiti, anche per responsabilità dei vostri colleghi in Italia e fuori dall'Italia. Quindi io sarei molto più, non lo so, io continuo a non capir bene come può avvenire ancor prima della somministrazione. Chi è che decide? Chi è che decide se questo tipo di farmaco deve essere utilizzato e per quale tipo di paziente? Il medico di base, il pronto soccorso, chi è che decide? E in base a che cosa decide? Questo io non l'ho capito. Sentiamo, ma credo professor che non l'ha capito nessuno. Allora, in questo momento ovviamente stiamo parlando di un farmaco che non abbiamo, quindi riuscire a esprimere quello che sarà è solo un riferito del riferito. Ma si produce in Italia però, professore? Come? È in Italia, lo producono. Sì, si produce in Italia, ma ci sono delle regole. Le regole sono che prima di poter essere somministrato un farmaco deve essere approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco e dall'AIFA. Quindi questo ancora non è avvenuto né in Europa né in Italia. In Italia in questi giorni, se non sbaglio oggi, finalmente arriva l'approvazione. Allora è la disponibilità dell'utilizzo, perché se no io medico, se utilizzo un farmaco che non è approvato dalle agenzie regolatorie, sono un delinquente e vado in galera. Quindi le regole sono alla base di qualsiasi altra cosa, e siccome le regole sono basate su esperienze, evidenze e ulteriori regole per approvare le regole, bisogna rispettarle. Nel momento in cui arriva l'approvazione,
possiamo dire che c'è stato un ritardo nell'approvazione del farmaco, e qua è una discussione che non compete a me, non compete a, penso neanche agli altri colleghi che sono collegati, è un problema di altro livello. Noi quello che dobbiamo dire è che oggi abbiamo il farmaco, oggi o domani, a disposizione. Su quella che è la linea di utilizzo ci dobbiamo rifare a quelle che sono le esperienze di chi sta già utilizzando questo farmaco. E quello che avviene, ad esempio, in Florida, detto da un collega italiano che dirige il più grosso dipartimento di virologia di tutta la Florida, un collega di Ancona, loro hanno preso la decisione all'interno dello Stato della Florida di somministrare la terapia anticorpale a tutti i pazienti positivi, asintomatici, dai primi di dicembre. E facendo questo tipo di approccio stanno aspettando i numeri reali, ma pare che ci sia una drastica riduzione della evoluzione in senso prognostico sfavorevole, cioè dei casi gravi. È ovvio che quello che è raccontato è diverso da quello che noi vediamo, quindi aspettiamo la disponibilità per farci la nostra esperienza. La teoria ci suggerisce che, come è stato fallimentare per certi versi l'approccio con le terapie antivirali, il Remdesivir, però utilizzato, che noi facciamo il Remdesivir al paziente che arriva in rianimazione, è completamente inutile. Anche lì il concetto è virato verso l'utilizzo nella categoria dei pazienti pauci sintomatici, ma non abbiamo nessuna esperienza se quel farmaco fosse stato somministrato, essendo un antivirale, prima che esploda la carica virale, prima che si inneschi il meccanismo trigger che porta purtroppo all'evoluzione negativa della malattia. Quello che noi dobbiamo bloccare è che si scateni la risposta infiammatoria, non la replicazione virale. E siccome non abbiamo strumenti oggi per identificare i pazienti che svilupperanno la risposta immunitaria sfavorevole, la cosa migliore è cercare, se abbiamo un farmaco adeguato, di bloccarla a monte, quindi evitare la replicazione virale. Vaccino che mi crea i miei anticorpi e quindi il virus non si replica all'interno del mio organismo, anticorpo monoclonale che sostituisce la risposta immunitaria spontanea, perché sono quelli che non posso produrre perché non sono vaccinato, ma teoricamente è la stessa cosa perché sono sempre anticorpi. Su quello che poi saranno i risultati, purtroppo il tempo ce lo dirà. Stiamo navigando a vista, noi non abbiamo esperienze concrete, abbiamo i dati, avete fatto vedere i dati di Israele, che sono estremamente incoraggianti per quello che poi l'obiettivo finale, che ci auguriamo di avere tutti quanti raggiunto il prima possibile, di tornare a una vita normale. E quindi tutto quello che arriva noi lo sperimentiamo. Finora abbiamo sperimentato 4 antivirali e abbiamo visto che non cambia se lo fai o non lo fai. Il tocilizumab, l'unica cosa effettivamente efficace in ambiente ospedaliero è la terapia anticoagulante. Il cortisone forse sì, non so, ma quando, prima, dopo, durante, sono tutte palliativi che aiutano forse a supportare la malattia. Nella realtà, da rianimatore, per quello che purtroppo vedo quotidianamente, l'unica cosa che funziona nei soggetti gravi è la pazienza, quando l'evoluzione della malattia ha portato il paziente in rianimazione. Se riusciamo a controllare in maniera adeguata i parametri vitali del soggetto ed evitare che subentrino altre complicanze, a medio-lungo termine una buona quota parte di questi pazienti ne esce. Bene. Ma a medio-lungo termine in rianimazione. Professor Colizzi, quindi dobbiamo aspettare prima di, come dire, di esultare, perché capisce bene che se dovesse questo farmaco essere, come dire, a disposizione di tutti, somministrato nell'immediatezza, no, del contagio e risolvere il problema, insomma. Questo sarà definito dall'AIFA, perché l'AIFA non solo approva l'utilizzo di un farmaco o di un vaccino, ma anche le modalità. Ad esempio abbiamo visto con il vaccino AstraZeneca, dove ha messo delle modalità diverse da altri paesi e l'ha in qualche modo legato alla nostra situazione attuale, e per cui il piano vaccinale ne tiene poi conto. Quindi adesso aspettiamo questa approvazione
Il sistema produttivo degli anticorpi ha una sua complessità, quindi pensare di poterla avere a disposizione per 14.000 persone al giorno, quante sono le persone che in qualche modo risultano positivi in un giorno, è abbastanza difficile. Intaseremo i nostri ospedali, però sicuramente è un'altra arma, insieme ai vaccini, insieme alla terapia anticoagulativa, antinfiammatoria, che sicuramente ci permettono oggi di dire che, confronto a un anno, siamo in grado di combattere questo virus e la malattia, poi più che altro. Però, insomma, io direi che è sicuramente un'altra buona arma, non è fuori di dubbio, però ancora non ce l'abbiamo a disposizione, cioè la stiamo utilizzando, lo Spallanzani lo sta utilizzando, lo si sta studiando anche nelle nostre situazioni, però non lo troviamo ancora in farmacia o non è ancora a disposizione di qualsiasi persona risulti positiva, anche se ovviamente, come anche si faceva per il siero antitetanico, questi anticorpi vanno dati il più precocemente possibile, certo non la fase terminale, questo mi trovo assolutamente d'accordo. In teoria potrebbe essere ogni persona che risulta positivo, ho l'impressione che in pratica negli ospedali lo si legherà molto alla carica virale, insomma, se c'è una carica virale sostenuta, perché noi oltre che dire che una persona è positiva, oggi vediamo pure quanto virus c'ha. Dove c'è parecchio virus è chiaro che bisognerà intervenire anche con questi anticorpi monoclonali. Poi in teoria si può far tutto, però la medicina deve essere basata molto sulle evidenze e su quello che si può fare in questo singolo contesto. Per cui ho l'impressione che non arriveremo facilmente alla teoria di fornire anticorpi monoclonali a tutti i pazienti, a tutti i soggetti che risultino positivo al Covid, che risultino positivo al SARS, al virus, senza quindi completamente asintomatici. Grazie, grazie al professor Pugliese, grazie al professor Colizzi per averci illuminato su questo, l'uso, il trattamento e quanto tempo occorrerà per poter utilizzare questi monoclonali. Siete stati davvero straordinariamente chiari, quindi questo è servito per spiegare ai nostri telespettatori che cosa sta avvenendo. Vi ringrazio, la pubblicità, torniamo tra poco. Allora, torniamo in studio. Filippo, chiarissimi, no? Gli ospiti che abbiamo avuto. Sì, insomma, diciamo di sì, io comunque continuo a mantenere sempre la mia immaginetta di San Francesco, perché insomma, voglio dire, siamo arrivati a 11 mesi dall'esplosione di questo virus, io capisco, ovviamente scherzo, tutte le difficoltà anche degli scienziati a capire, a farci capire, credo che siamo ancora alla verità vera, da, diciamo, non da scienziato ma da persona della strada, e che ci troviamo di fronte ad una situazione che è ancora tutta quanta da decifrare, che bisogna essere sempre cauti, anche se praticamente dalla prossima settimana pare che riapriranno i ristoranti anche dopo le chiusure che ci sono state. Io non vorrei che questi combinati disposti che si stanno creando, la riapertura dei ristoranti, delle piste da sci, quelle delle scuole che ci sono già state, ci possano portare ad una riesplosione del contagio da virus, che tutto sommato, ora il professore Barberi dirà che ho torto ovviamente, che mi sembra però tutto sommato controllato. No, vabbè, ma lui dirà sempre che non va bene. Vediamo che grafiche ha preparato. Io ho sempre detto che non va bene. Ma lo dice lui, lo dice lui. Non mi pare. Guarda, abbiamo intanto l'indice RT nazionale, giorno per giorno. L'andamento in questo momento ci dice che l'indice è sotto 1, circa 0,84, ci sono tanti modi di calcolare questo indice, infatti nell'immagine che io ho preparato ci sono tante curve, ognuna corrisponde a un modello differente, comunque tutte più o meno hanno lo stesso andamento. Nel cerchietto rosso a destra ho rappresentato il periodo attuale, quindi le ultime settimane, e si vede che questo indice RT è più basso di 1, però tende a crescere in questo momento, quindi la tendenza non è quella che vorremmo avere, perché è una tendenza appunto sotto 1, quindi in teoria il contagio è in contrazione, ma con tendenza a crescere, e quindi questo non va bene. Se andiamo all'immagine successiva, alla diapositiva successiva, qui ho riportato
un modello, i dati intanto sui nuovi positivi giorno per giorno in Italia da marzo fino ad oggi, però ho riportato anche un modello matematico che proietta la soluzione oltre il giorno d'oggi, quindi fino a inizio marzo. Questo modello matematico, che è un modello che è stato pubblicato qualche mese fa, è un modello molto completo che tiene conto sia dei suscettibili, cioè delle persone che si possono ammalare, ma anche degli infetti non rilevati, delle persone in isolamento domiciliare, dei ricoverati, delle terapie intensive, ovviamente dei decessi e dei guariti. Quello che si vede è che proprio il fatto che l'indice RT sia in crescita fa vedere su questo grafico che la proiezione, che in questo momento è in diminuzione, a metà febbraio potrebbe cambiare andamento e tornare in crescita. Non lo diciamo. Quindi saluto Rosalbino Cerra, che è in collegamento con noi. Vediamo se questi vaccini i medici di base li potranno finalmente fare. E saluto anche il professor Focà, che torna adesso con noi, grazie per essere qui. Allora, Rosalbino Cerra, i medici di base faranno questi vaccini, faranno gli ultra ottantenni, che sono 151.000 in Calabria, mi pare, ma mi chiedo come possiate fare a fare tutto. Alcuni li farete all'interno dei vostri studi, altri invece andate a domicilio, no? Allora, abbiamo incontrato il Presidente della Regione poco fa, pochi minuti fa, abbiamo incontrato il Dottor Belcastro e il Commissario Longo. C'è una grande disponibilità sia da parte della Regione, sia da parte della massima disponibilità da parte dei medici di medicina generale. In realtà i problemi sono veramente complessi, sia i problemi di trasporto, in maniera che le fiale che raggiungono i piccoli paesi, i piccoli borghi della nostra regione non siano danneggiati. Sapete, l'RNA è molto sensibile al movimento, quindi ci sono dei problemi tecnici che stiamo cercando di esaminare, e quindi oggi è stato sostanzialmente un incontro interlocutorio dove si registra sicuramente la buona disponibilità, la grande disponibilità dei medici e della regione, ma è un lavoro che dobbiamo fare ancora. Avremo bisogno di altri incontri, soprattutto per garantire ai cittadini calabresi la massima sicurezza. Problema fondamentalmente è un problema di tipo logistico. Non c'è un problema di disponibilità da parte dei medici né di disponibilità da parte della regione. Ho letto da qualche parte, i medici di base in Calabria sono 1650, cosa più cosa meno. È stato calcolato che in media ogni medico dovrebbe vaccinare una media di 78 pazienti a testa, no? Sì, è giusta, questa è un'osservazione giusta, i numeri sono quelli, sono mediamente 78 a testa. Spesso si tratta però anche di persone anziane, persone che vivono a casa, quindi sono allettate, in cui deve andare il medico. Lei consideri che però la fiala ha una durata di 2 ore, una volta preparata ha la durata di 2 ore, quindi lei pensi che mezz'oretta il medico deve tenere in osservazione il paziente, si rende conto che in 2 ore ne fa 4, non ne fa 6. Le ho fatto questo esempio per farle capire la difficoltà da un punto di vista logistico nell'andare a programmare, a realizzare un progetto che a sistema non deve determinare lo spreco di nessuna fiala. Bene, capito? Bene. Professor Focà, a che punto siamo con i vaccini? Siamo fuori, così come abbiamo detto l'altra volta, la volta scorsa quando ne abbiamo parlato, lo sforzo della scienza è stato incredibile. Sono riusciti a bruciare le tappe, a bruciare le tappe, anche perché moltissimi laboratori e più di uno in Italia erano già molto avanti con questo tipo di vaccini ad acidi nucleici, ad RNA, quindi avevano già una pratica fatta sia con l'Ebola,
per i vaccini contro l'Ebola, sia contro la prima SARS. Quindi la scienza ha fatto un grosso passo avanti. Tuttavia c'è gli stati, moltissimi stati, Russia, Germania, anche Italia, Stati Uniti, hanno dato una quantità enorme di denaro per poter sviluppare queste ricerche e portarle a compimento. Però purtroppo siamo con delle aziende che sono aziende produttive e che debbono in qualche modo trarne profitto. E in questo trarre profitto o quanto profitto trarre, c'è forse una delle discrepanze che stiamo vivendo in questi giorni, con riduzione di fiale, non si sa bene quanto fiale, se da ogni fiala recuperare 5 dosi o 6 dosi, e che per una fiala forse conta niente, ma per milioni di fiale diventa importante. Senta, professore, le faccio una domanda rapidissima. Lei ha studiato questa questione del monoclonale, no? Perché può essere un valido sostegno, no? In attesa, ma non ai vaccini. No, in attesa del vaccino. In attesa del vaccino, però sia i monoclonali, così come moltissimi di quei farmaci che sono antinfiammatori, che sono stati presentati, poi tirati indietro, poi ripresentati, debbono seguire quella che oggi si chiama la medicina personalizzata. Cioè, vale a dire, per quel paziente di quell'età, con quelle patologie, io utilizzerò quel farmaco oppure quell'altro. Quindi gli anticorpi monoclonali, molto costosi, vanno utilizzati dopo aver studiato accuratamente il paziente e dopo aver fatto un'accurata anamnesi per capire a quale punto della discesa della cascata infiammatoria noi siamo arrivati, perché altrimenti può diventare un farmaco non utile. Bene. E questo è ormai acclarato. Bene. Filippo, abbiamo anche una terza versione, mi pare, no? Sì, voglio dire, noi siamo molto pazienti, ma siamo nel giro di un'ora e mezza, diciamo, siamo alla terza versione, quindi significa che la questione è tutt'altro che risolta in ambito scientifico. Quindi voglio dire, noi ovviamente scienziati non siamo, quindi non possiamo dire nulla, ma dobbiamo semplicemente fotografare che in un'ora e mezza ci sono state date tre versioni diverse su questa questione dei monoclonali. Insomma, con qualcuno poi nelle prossime settimane magari ci ritorneremo. E a me interessa capire da professore Barberi invece, se lui c'ha altre slide, sull'evoluzione recente della pandemia, perché le ultime notizie danno che questo ci sia una leggera ripresa. A lui gli risulta o no? Ma l'ho detto poco fa, la leggera ripresa c'è. Il problema è che i modelli mostrano che questa ripresa può terminare nell'arco di un paio di settimane. E questo è piuttosto preoccupante. Se mettiamo la slide precedente a questa, quella dei positivi Covid-19 giorno per giorno, ho evidenziato con un cerchio rosso le proiezioni future. Come si vede, fino ad ora i contagi sono in diminuzione, ma da metà febbraio potrebbero ricominciare a salire. E questo, d'altronde, lo leggiamo già sul fatto che il parametro RT è più basso di 1, ma come abbiamo visto poco fa, tende ad aumentare e non a diminuire. Rosalbino Cerra, voglio chiedere, ma in regione avete anche parlato della necessità di accelerare, no? Perché siamo ancora in fondo alla classifica per quanto riguarda i vaccini. Guarda, noi siamo stati oggi in regione proprio perché l'introduzione della trincea, la chiamo io, la medicina generale, no? L'introduzione della fanteria velocizzerebbe sicuramente
la capacità di inoculazione dei vaccini alla popolazione anziana, ma alla popolazione generale. Ricorda che quando in Calabria non era stata interessata la medicina generale per la vaccinazione antinfluenzale, quella classica che si fa annualmente, eravamo agli ultimi posti in Italia. Quando è stata interessata la medicina generale, noi siamo passati al terzo posto in Italia. I primi anni eravamo al terzo posto, siamo ancora tra le posizioni più Perfetto. Alte come vaccinatore. Quindi ritengo, sono abbastanza ottimista anche per questa, capito? Bene. Quello che mi preoccupa è la logistica. Bene, grazie Osalbino, ma non ti vediamo più, evidentemente il buio è calato. Professor Focà, bisogna però accelerare, bisogna accelerare, perché sennò qui non ne usciamo. Sì, sì. Ed io posso dare personalmente una notizia che direi una bella notizia. Io come rappresentante del Rotary, di tutti i club Rotary della Calabria e della Campania, ho firmato un accordo proprio la settimana scorsa con la Regione, dove tutto il Rotary che è presente in maniera capillare in tutto il territorio delle due regioni e della Calabria in particolare, e tutti i medici che fanno parte dei club Rotary si mettono volontariamente a disposizione, si metteranno a disposizione attraverso questo concordato con la regione, per affiancare le altre naturalmente autorità sanitarie per poter procedere alla vaccinazione di massa e da anche a spostarsi e andare presso le residenze o comunità isolate in montagna per poter procedere alla vaccinazione. A questo proposito, in più aggiungo che possiamo dare un grosso contributo, perché il gruppo di club Rotary che fanno capo alla provincia di Reggio hanno già ordinato una polidiagnostica mobile finanziato dal Rotary americano, dal Rotary International, che è costata circa 80.000 euro, che ci servirà per poter andare, spostarci lì dove c'è l'esigenza per poter procedere alle vaccinazioni con questi gruppi di medici. Bene, grazie. Hai qualche altra slide? Sì, possiamo vedere la situazione dei decessi nazionali. I decessi da Covid giorno per giorno. Quello che si vede è che, nonostante questa diminuzione che abbiamo avuto nelle ultime settimane dei contagi, il numero dei decessi non è diminuito come avremmo auspicato. Siamo ancora a circa un po' più di 400 decessi al giorno in Italia. Siamo arrivati a oltre 90.000 in totale, quelli riconosciuti per Covid, e nell'ultima settimana ne abbiamo avuto 2.860. Quindi sono numeri ancora importanti e abbastanza spiacevoli. Se guardiamo la diapositiva successiva, i ricoveri e le terapie intensive sempre in Italia, vediamo che continua questa leggera diminuzione e speriamo che effettivamente continui così. Però vedi, mentre i ricoveri delle terapie intensive sono aumentati abbastanza velocemente, ora questa diminuzione invece è molto, molto lenta, e quindi un'inversione di tendenza come quella che abbiamo individuato prima potrebbe essere molto pericolosa. Per quanto riguarda la Calabria va un po' meglio del resto d'Italia. La Fondazione Gimbe l'ha sottolineato ieri, sì, no? Sì, no, sì. No, ti ha detto guardate che va meglio in Calabria. In questo momento va meglio, l'indice RT è più basso, siamo a 0,81, ma cosa più importante, al contrario che il resto d'Italia, è con tendenza alla diminuzione. Quindi siamo un po' in controtendenza, il che è bene in questo caso, e infatti l'Istituto Superiore di Sanità ha classificato la Calabria a rischio basso. Questo è forse una bella notizia. È una bella, e è questo una bella Filippo notizia. Questo si aspettava, questa bella notizia. Questo sicuramente è vero. Ma l'ha data all'ultimo, l'ha data, e la doveva dare per primo, la doveva dare, ve l'ho detto, il professore Barberi tende a dare notizie negative. No, no, non è vero, non è vero. Non è vero, siamo in chiusura. Hai un'ultima slide, questa è la Calabria, sì? Sì, abbiamo la curva delle persone in isolamento domiciliare che sono passate
nell'arco di 15 giorni da un po' più di 10.000 a 8.262. Purtroppo non diminuiscono solo le persone, fortunatamente, in isolamento domiciliare, diminuiscono anche il numero dei tamponi. E soprattutto ormai si fanno tamponi che non sono quelli molecolari, ma sono quelli, rapidi. Ma nonostante questo, il numero totale continua a mantenersi sempre stabile sotto i 3.000. Ora siamo a circa 2.800 tamponi al giorno nell'ultima settimana. Sinceramente non sono sufficienti e non si capisce perché non si possa fare uno sforzo maggiore. Per quanto riguarda le terapie intensive, i decessi sono sempre abbastanza stabili, ne abbiamo circa 4 al giorno, ormai questo va avanti da parecchio tempo. 607 sono. Sono 609. 609, ma la parte diciamo più cospicua è riferita al periodo ottobre. Sì, sì, senz'altro è l'ultimo periodo. Nell'ultima settimana ne abbiamo avuti 27 in Calabria e purtroppo c'è un aumento dell'occupazione delle terapie intensive che è passata da 19 a circa 25. Ora, ovviamente poiché questi numeri sono piccoli, queste fluttuazioni non sono estremamente significative, però ci dice tutto questo che dobbiamo stare estremamente attenti. Sempre attenti. Filippo, un titolo per chiudere, il titolo di oggi quale può essere? Sui monoclonali naturalmente, no? Grande la confusione sotto il cielo. No, dai. Grande la confusione. Dai, una cosa allegra, un po', dai. Non possiamo dare cose allegre, mica siamo a rischiare tutto. Pure dai, dobbiamo dire una cosa incoraggiante. Aspettiamo i monoclonali, ma attualmente non è chiaro neanche l'utilizzo e neanche la somministrazione, chi la debba decidere e in quali casi si debba decidere. Bene, grazie. Non siamo né Trump né Berlusconi. Grazie al professor Focà, grazie a Rosa Albino Cerra per essere stati con noi. Ci vediamo presto, siete sempre così gentili e affettuosi con noi. Riccardo Barbe, noi ci vediamo settimana prossima. Senz'altro. Così come con Filippo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Arrivederci. Essere vicini, ma se la mente conta, io sono sugli Appennini. Che sono vasti e verdi e sono medio alti. Domani se mi perdi, mi trovi sulle Alpi. Ogni aspettativa è che nessuno muoia e la stagione estiva sia tempo di gioia. Una speranza sempre sarà la nostra fede, magari a poggio pelle. Gli angeli prestati sono quelli in prima linea, a cui siamo grati se non il capolinea. È passato poco per rintanare il mondo. Non arriva, prevalga almeno il cuore.